Italiano contro Varese, second round di FIBA Europe Cup, seconda giornata ed è già un match di capitale importanza per il passaggio del turno. Si affrontano infatti due formazioni che hanno vinto mercoledì scorso, il banco lo ha fatto a Groningen, Varese invece ha agevolmente regolato i ciprioti dell'AEK Larnaca. Oggi gara diversa, anche atipica se vogliamo, è infatti la primissima volta che la Dinamo affronta una squadra italiana in una competizione europea. Le squadre sono già in campo e allora uno sguardo subito ai quintetti per il banco di Sardegna. Nello starting five di coach Vincenzo Esposito ci sono Marco Spisu, Rashon Thomas, Jack Cooley, Dyshon Pierre e Scott Bamford, grandissimo mattatore del match di domenica, 32 punti a referto che purtroppo per la Dinamo però non sono bastati per aver ragione dell'Olimpia Milano. Dall'altra parte Varese schiera scrub, quindi Ronald Moore ancora con la canotta numero 2, c'è Dominic Arci, quindi Tyler Kane, attenzione alle sue importantissime doti a rimbalzo, e poi Alexa Avramovic con la canotta numero 4. C'è il primo canestro della partita, domanda a segno il guerriero in canotta numero 45, Jack Cooley, lotta a rimbalzo, sgomita sotto le planche, riesce ad appoggiare al vetro i primi due punti del match. Spazio tantissimo dall'angolo per Ronald Moore che la mette e permette a Varese di portarsi in vantaggio sul 3-2. Attenzione ovviamente anche a Ronald Moore, pupillo di Vincenzo Esposito, che lo ha avuto lungamente alle proprie dipendenze non solo a Caserta ma anche a Pistoia. Qui Arci, secondo l'interpretazione arbitrale, va ad allungare eccessivamente le mani sul palleggio di Thomas, c'è il fallo personale da parte del giocatore nativo di Augusta in Georgia, rimessa in attacco prima della sua partita. Arci che è il miglior marcatore della Open Job Metis Varese in questa competizione. Eseguita la rimessa da parte della Dinamo in direzione di Spissu, partito in cabina di regia, Bamford da tre punti frontale, qui un tiro sbagliato, recupera Spissu, sbaglia anche lui il tagliafuori a rimbalzo di Arci, è buono ma non completa il recupero del pallone. C'è un'altra chance per il banco di Sardegna, sempre dai 6,75, stavolta con Dyshon Pierre che la mette contro sorpasso allora sul 5-3, partita che è iniziata su ritmi interessanti. Ricordiamo che queste due formazioni sono già affrontate ovviamente in campionato il 14 ottobre proprio qui al Palace Arena di Migni, vittoria Dinamo 71-60 con 24 punti di Scott Bamford. Dall'altra parte non bastarono i 19 proprio di Ronald Moore, 31-18 per la Dinamo in quella circostanza alla pausa lunga, e poi il ritorno di Varese soprattutto nel terzo quarto con ben 27 punti messi a segno, non bastò però per ricucire il margine. Attacca ora la Dinamo con Cooley oltre l'arco, Spissu il pick and roll con Thomas, armata la mano di Bamford, gran movimento per mandare al bar Alexa Avramovic, due punti di grande fattura per la guardia da Weber State, più 4 banco di Sardegna, 7-3, 7-50 per chiudere il primo quarto. Il pallone fuori per Ronald Moore, si avvicina Arci per la giocata di pick and pop, in questo caso tentativo di scarico sotto anticipato, c'è la transizione Dinamo affondata da Bamford, fuori per Spissu, si decide a questo punto di attaccare ai 24 secondi, palla in post per Dyshon Pierre, equilibratore tattico fondamentale di questa squadra soprattutto nelle ultime settimane. Qui c'è il tocco con il piede da parte di Thomas che cercava di aprirsi il varco nel pitturato, può tornare Varese allora dall'altra parte per cercare di accorciare, ripetiamo 7-3 in favore dei padroni di casa, 7-22 per il termine del primo quarto. Alexa Avramovic è andato a chiamare il gioco d'attacco per la Open Job Metis, si apre per ricevere Ronald Moore, riblocca Tyler Kane, il pallone in punta e poi la circolazione a premiare la conclusione di Thomas Scrub, sbaglia Alex Avellino, ancora metri di spazio e sono troppi pure qui per Ronald Moore, seconda tripla della sua serata, meno uno Varese, 7 a
6. Non soddisfatto Esposito per la difesa pigra su Moore nelle ultime due circostanze. Thomas dall'altra parte sfrutta il blocco di Cooley per andare a prendersi la tripla. Spissu sbaglia il rimbalzo, tanto per cambiare, e di Cooley ci riprova Spissu, stavolta in penetrazione, viene fermato da Kane fallosamente secondo l'interpretazione arbitrale. Ci sono le proteste da parte di Ronald Moore, il fallo è stato commesso proprio dal numero 25 in canotta nera. Altro tema interessante di questa partita è l'esordio in maglia lombarda di Jean Salumu, arrivato dai turchi del Sarkaya, dove in Europe Cup stava realizzando 15,4 di media e dovrebbe salutare ben presto la compagnia. Invece Bertone, con destinazione Oporto, invitato in lunetta, Spissu ha realizzato il primo tiro libero, sbagliato invece il secondo, ma c'è ancora Cooley al rimbalzo. Allora extra possesso Dinamo, penetrazione centrale di Bamford, ancora un fallo, la Dinamo che attacca il pitturato in questa fase, lo ha fatto del resto molto molto bene in occasione della partita contro Milano, realizzando 62 punti dentro l'area. Dunque si cerca continuità sotto questo aspetto, si cerca continuità a rimbalzo, anche qui la Dinamo ha fatto molto bene contro l'Olimpia, questa è una delle chiavi della partita. C'è anche la gestione del ritmo, lo ha sottolineato Esposito in sede di conferenza stampa, mentre Bamford manda a segno il primo tiro libero. Varese squadra particolarmente dinamica, allora come detto la gestione diventa fondamentale per riuscire a portare a casa un altro risultato. Segna Bamford, sale a quota 4 personali in questa partita e restituisce anche 4 punti di vantaggio al Banco di Sardegna sul 10-6. Stavolta è Ronald Moore a portare il pallone in zona offensiva per Varese, l'end-off per Avramovic, il blocco alto di Tyler Kane, si butta a sinistra, Avramovic fa tutto molto molto bene, poi peraltro si gira dall'arbitro, chiede anche il fallo, non ottiene udienza. Varese lì meno 2, 10-8, partita equilibrata fino a questo momento. Qui Pierre cercava di prendere posizione in post basso, abbastanza anticipato questo suggerimento da parte di Spissu quando il compagno non aveva ancora perfetta posizione, e dunque nasce così questa palla persa. Sempre Ronald Moore, il suo palleggio con la mano sinistra, quindi Arci cerca di andare in penetrazione, gran difesa qui da parte di Cooley, aveva rischiato anche un po' in termini di sfondamento. Qui Arci ci prova Tyler Kane, il giro sul perno, il semigancio con errore, Cooley è il signore dei tabelloni in questo inizio di partita, va ad arpionare l'ennesimo pallone. Qui c'è però la palla persa dal Banco di Sardegna e allora schiacciata facile in contropiede per Thomas Scrub, parità a 10. Spissu attende l'uscita di Bamford, eccolo il pallone in post per Cooley, si fa largo contro Kane, bellissima lotta tra due rimbalzisti tra i migliori senz'altro sulla scena italiana nel corso di questa stagione. Tyler Kane ne sta catturando 10-2 a partita in Serie A. Cooley ovviamente non è da meno in questo inizio di partita, lo ha dimostrato, e Varese che può rimettere in gioco con il pallone sempre gestito da Ronald Moore sulle sue tracce. C'è Marco Spissu, si apre per ricevere Avramovic, il suo slalom per prendere il tiro da sotto, errore, ma c'è Tyler Kane che segue molto bene e appoggia in tapin. Doppio cambio pronto per Vincenzo Esposito, ci sono Polonara e Jamie Smith. Intanto l'uscita di Spissu, lo scarico ancora per Cooley, stavolta prende il centro dell'area, il suo semigancio è vincente per la parità a 12, uno dei tiri in assoluto preferiti da Cooley. Dunque ancora punto a punto questa gara, mentre abbiamo oltrepassato la metà del primo periodo. Avramovic qui passa in mezzo, cerca ancora una penetrazione, offre questa chance dall'arco per Dominic Arci, a segno allora l'ex capo d'Orlando tra le altre,
Arci che porta Varese sul 15-12, il blocco di Thomas qui per Spissu, si apre per la ricezione, fronte a canestro contro Arci, lascia il consegnato nelle mani di Dijon Pierre, dietro la schiena molto bene anche la virata, canestro di gran talento individuale in questo caso per l'ala originaria di Whitby in Ontario. Arci oltre l'arco, un'occhiata a Moore, tentativo di backdoor almeno inizialmente su Spissu, gioco a due laterale ben eseguito e ancora troppo spazio in questo caso per il tiratore ben posizionato in angolo, e ancora Arci, seconda tripla a stretto giro di posta per il giocatore in canotta numero 2, 4 punti ora di vantaggio da difendere per Varese, bella circolazione sul perimetro per la Dinamo che costruisce una conclusione a buonissima percentuale per Dijon Pierre a segno, meno 1, 18-17. Arci mette palla per terra, Avramovic poi lavora sul blocco di Kane, spara immediatamente da 3, probabilmente forzando anche qualcosa in questa circostanza. Spissu un'indicazione a Bamford, lo fa spostare sul lato debole, il pallone che arriva proprio nelle mani del giocatore in canotta numero 4, poi prova ad armare la mano di Spissu, sfortunato qui il numero 0, ma c'è Pierre che serve il taglio di Rashon Thomas, fa vibrare il tabellone del Palaserra di Migni, affonda la schiacciata che permette alla Dinamo di tornare avanti 19-18 più 1, 2-25 per andare al primo mini intervallo. Avramovic per Tyler Kane, quindi c'è Moore che non riesce ad andare a prendersi il pallone, ancora servito Avramovic, scivolamento difensivo qui difettoso per Dijon Pierre, doppio cambio per la Dinamo, abbiamo detto Polonare e Smith, c'è il riposo per Cooley e andiamo a vedere per chi, per Marco Spissu, doppio cambio anche dall'altra parte, eccolo l'esordio in maglia varese di Jean Salumu che va a eseguire la rimessa, c'è in campo con il numero 8 anche Natali, eccolo qui servito sulla rimessa, porta il pallone nelle mani di Ronald Moore, gioco a due con Tyler Kane, palleggio, arresto e tiro dalla media a segno con mano morbida, Moore protagonista di questo inizio di gara, già 8 punti mandati a segno per lui, top scorer finora assieme a Dijon Pierre. Seguiamo questo gioco d'attacco da parte della Dinamo che passa per le mani di Achille Polonara, ha ribaltato il lato Smith con una bellissima conclusione dai 6-75, continuo gioco di sorpassi e controsorpassi in testa al punteggio, davanti ora c'è il banco di Sardegna sul 22-20, Kane blocca e riblocca su Dijon Pierre, scrub per la tripla di Salumu, molto lunga ma c'è l'extra possesso qui per la formazione lombarda, scrub riesce in qualche modo con una magia a passare lungo la linea di fondo e allora canestro della parità a quota 22, Polonara mette il pallone per terra, poi riapre per Bamford, il gioco a due si arresta da tre, Scott Bamford che riprende da dove aveva lasciato qualche giorno fa, 25-22, siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, attacca Varese con il palleggio di Ronald Moore, sale per prendersi il pallone Salumu, qui un buonissimo lavoro da parte di Salumu, il suo marcatore si attendeva il primo passo verso destra, lui attacca forte invece verso sinistra e allora arriva il fallo subito dal giocatore della squadra guidata da Attilio Caglia. Altre sostituzioni in casa Banco di Sardegna e anche in casa Varese, c'è Stefano Gentile, c'è Terran Petway, altro tema importante di questa gara, mentre è andato a uscire per Varese Tyler Kane, al suo posto c'è Iannuzzi, realizzato il primo libero da parte di Salumu, giocatore che ha legato buona parte della propria storia cestistica a Ostenda, come detto in questa stagione circa 13 punti di media nel campionato turco con il Sarkaya, numeri migliori in Euro Cup 15-4, si tratta senz'altro di un elemento
che sa far canestro, non a caso anche nel giro della nazionale belga. Ora 32 secondi al termine del primo quarto, Smith va dentro per Thomas, cercava di riaprire per la conclusione dall'arco di Stefano Gentile, prima però c'era il fallo speso proprio da Jean Salumu. C'è anche un altro cambio per la Dinamo, ancora dunque la sostituzione con Rashon Thomas, che va a prendersi un po' di riposo. Al suo posto c'è Daniele Magro e andrà ad agire in posizione di numero 5 con Polonara da 4. Qui il pallone subito sotto proprio per Polonara, qualche contatto di troppo ravvisato dagli arbitri. Polonara potrà andare dunque in lunetta, mentre Esposito chiama subito vicino a sé Daniele Magro per andare a sistemare qualcosa. Abbiamo detto Achille Polonara in lunetta, si tratta di un giocatore che in questa Europe Cup sta realizzando i liberi con l'88,2%. Primo va a segno, 13 punti di media per lui in 20 minuti e mezzo di impiego, aggiunge anche 6,2 rimbalzi, 3 assist. Achille Polonara, contributo sostanzioso anche sulla scena internazionale in questo 2018-2019 per la Dinamo, che ora torna con un possesso pieno di vantaggio sul 27-24. 18 secondi per la prima sirena di questa partita, le indicazioni di Attilio Caglia dalla panchina. Moore va in mezzo alle gambe, pronto Iannuzzi per il blocco. Moore va a prenderselo, accetta il cambio difensivo Magro, e poi la stoppata clamorosa sul tiro da tre punti di Natali da parte di Polonara. Il pallone che termina oltre la linea laterale, Caglia va a chiamare un time out, se non abbiamo visto male, anzi c'è il cambio, fuori Salumu, dentro Scrub per andare magari a prendersi proprio lui l'ultimo tiro, un secondo e 9 decimi. C'è il pallone sotto per Iannuzzi, non completa la ricezione, e allora stavolta la soluzione sulla sirena può cercarla la Dinamo. Sempre un secondo 9 decimi sul cronometro, andiamo a vedere se verrà magari sistemato il cronometro. No, viene sistemata invece la posizione di battuta della rimessa. Gentile per Smith, cerca di prendersi un tiro a buona percentuale, fa tutto benissimo Jamie Smith, sotto mano praticamente sotto canestro, una buona soluzione anche se non premiata dalla fortuna. Termina il primo quarto, la Dinamo è avanti sulla Open Job Metis Varese sul 27-24. Thank you.
Inizia il secondo quarto al Palaserra di Migni, 27 a 24 in favore del Banco di Sardegna dopo i primi 10 minuti di gioco di questa partita. Il primo possesso viene gestito dagli ospiti con Avramovic, ora in punta, chiede il pallone in posizione profonda. Iannuzzi mette tutti d'accordo, però Natali con questo canestro che vale la parità a 27. Gentile qui deve stare attento sulla pressione proprio di Avramovic, circola il pallone per Polonara, buona la partenza, non si prende il tiro, va da Terran Petui, pallone fermo ora, troppo a lungo, ma alzato qui l'arcobaleno per Achille Polonara, la schiacciata di Poloner per riportare avanti la Dinamo, 29-24. Avramovic, gran palla, bellissima circolazione per mettere in ritmo Thomas Scrub, sbaglia, c'è il rimbalzone di Iannuzzi, ci riprova Scrub, resiste al contatto ma non è fortunato Petui dall'altra parte per Gentile, mette il pallone per terra, riapre poi per Jamie Smith, palleggio, arresto e tiro ben eseguito, ma anche qui c'è l'errore, riparte Varese con Ronald Moore, chiede il pallone Iannuzzi, a metri di spazio concessi in questa circostanza da Magro, è stato l'errore, poi anche il fallo da parte di Stefano Gentile. Partita veloce, intensa come ce l'aspettavamo da una parte e dall'altra, punteggio anche abbastanza alto, 29-27 quando è appena iniziato il secondo quarto di gioco in questa sfida valida per la seconda giornata del gruppo K del second round di FIBA Europe Cup. Perso totalmente sulla rimessa Iannuzzi, il più comodo dei layup con la mano destra per arrivare allora sul 29-27, meno 2 Varese. Terran Petway mette il pallone per terra, va in mezzo alle gambe, servito Polonara qui con passaggio abbastanza difficile, non c'è la ricezione, anche tambone in campo in questo momento per Varese. Scrub attacca il pitturato, prova a contenere Magro con posizione però del corpo irregolare a giudizio degli arbitri, e dunque ci sono due tiri liberi per Thomas Scrub, uno dei giocatori ovviamente di maggior talento offensivo di Varese, 12-3 di media in questa Europe Cup con 4 rimbalzi, giocatore viene schierato per circa 23 minuti da coach Attilio Caglia ai liberi, tira con il 70%, di ha sbagliato il primo Thomas Scrub, giocatore canadese nativo di Richmond, prodotto della Carleton University, come detto passato recente ad Avellino per lui. 1-2 dalla lunetta per Thomas Scrub, sono 5 nella sua partita, sistemato il punteggio sul tabellone, ora infatti giustamente Varese è avanti sul 30-29, Gentile va sotto da Magro, bel dai e vai qui, classico e anche produttivo quasi per Stefano Gentile, la Dinamo riesce a restare nella metà campo d'attacco con la rimessa dal fondo, 7.50 per la pausa lunga, chiamata maglia sulla rimessa per Gentile, sistemata qualcosa anche al tavolo, vediamo anche il team manager della Dinamo Luca Rossini impegnato in queste operazioni, ora tutto risolto, può riprendere il gioco, Magro si sbraccia, non riceve il pallone che invece per Polonara, all'ultimo tocco il suo rivedibile, senz'altro questa rimessa da parte del Banco di Sardegna, Polonara comunque rincuorato dal suo allenatore, tambone ora l'ex Ravenna in regia per Varese, c'è Avramovic, vorrebbe alzare per Iannuzzi, perde il pallone, attacca la transizione la Dinamo, canestro con fallo per Jamie Smith che fa tutto molto molto bene, esita, poi trova lo spazio per andare su forte verso destra, tiene il contatto, segna con il fallo, due punti che permettono alla Dinamo di tornare avanti, allora 31-30, chance a cronometro fermo per Jamie Smith per appunto firmare il
più 2. Varese, come si sta vedendo peraltro anche in questa partita, in buon momento di forma, lo ha sottolineato anche Esposito in conferenza stampa. Formazione di Caglia arriva da 4 vittorie consecutive in campionato, terzo posto a pari merito con Cremona con 14 punti. Domenica scorsa vittoria per 77-60 in casa contro la Fiat Torino di Larry Brown. Ovviamente decisivi, come spesso accade, Dominic Arci, 17 personali, sono state anche i 16 di Scrub Varese, che peraltro ha avuto un cammino europeo abbastanza simile finora a quello del Banco di Sardegna. Ha superato il primo girone con un record di 5 successi e una sconfitta, unica battuta d'arresto come nel caso della Dinamo in Ungheria contro l'Alba Fehervar mercoledì scorso, come abbiamo già raccontato, abbondante vittoria sull'AEK Larnaca 109-74 in una partita che ha avuto storia sostanzialmente per i primi 20 minuti, più 11 per Varese all'intervallo lungo sul 54-43. Nel secondo tempo poi non c'è stata assolutamente storia, dominio assoluto, vittoria comoda, MVP Bertone con 21 punti, 17 invece per Scrub e Avramovic. Bertone che, come detto, potrebbe presto lasciare la squadra, ha convertito intanto in precedenza il libero Jamie Smith. Allora più 2 Dinamo sul 32-30, mentre attacca Varese, ci sono 4 secondi ancora per prendere un tiro, pasticcia Natali, pallone perso e allora rimessa dal fondo per la Dinamo, che ora cerca di produrre un break per dare magari una prima spallata alla partita. È stato un equilibrio totale fino a questo punto, c'è stato solo una piccolissima parentesi qui Varese ha provato ad allungare sul più 4, ma la Dinamo ha subito ricucito. Ora siamo sul più 2 in favore dei padroni di casa, mentre attacca Polonara, anche qui c'è il fallo da parte di Iannuzzi che va a disturbare in maniera irregolare il tentativo di penetrazione da parte di Polonara. Polonara che questa partita ha già realizzato 4 punti. Altro aggiustamento per Esposito, fuori Magro, dentro Thomas, risponde Caglia richiamando in panchina proprio Iannuzzi. Iannuzzi che ha già 3 falli e allora c'è un problema molto molto importante nel reparto lunghi, deve fare gli straordinari. Tyler Kane richiamato immediatamente tra i protagonisti in campo. Polonara ora con il secondo libero, anche questo va dentro, la Dinamo si porta ora sul più 4, 34-30, sono 6 personali invece per Polonara. Tampone per Arci, porta la sfera nelle mani di Avramovic, la partenza di Avramovic, poi fuori per Arci, tampone si fa vedere in punta, 6 secondi per il tiro di Varese, Avramovic non trova spazio lungo la linea di fondo, difficile riapertura per tampone, recupero Banco di Sardegna, Gentile alza per Polonara che riesce in qualche modo a rimettere in campo il pallone, fa bene, il suo sforzo è produttivo perché permette una rimessa dal fondo al Banco di Sardegna quando il pallone ormai sembrava perso. C'è un'altra sostituzione per Caglia, fuori tampone, torna Ronald Moore, si torna sostanzialmente all'assetto iniziale, eccezione fatta per Natali, chiede lumi sull'esecuzione della rimessa Stefano Gentile, rimessa che avverrà dal lato e non dal fondo, la chiamata arriva dalla panchina in questo caso e allora si sistemano i giocatori del banco per cercare di smarcarsi. La rimessa è per Petway, un'occhiata verso il post per un attimo occupato da Polonara, in mezzo alle gambe Petway, vuole attaccare Arci, creato lo spazio bene per la tripla di Smith, sbagliata, ma c'è l'extra possesso anche qui, Smith vuole mettere in ritmo, Petway sbaglia il tiro, Polonara lotta alla grande al rimbalzo, il taglio di Thomas va su con la mano mancina, altro bel
canestro da parte di Rashon Thomas, canestro cui merito però va assolutamente condiviso con Polonara, che ha fatto due cose importantissime a stretto giro di posta. Dall'altra parte Natali, giocatore dotato di buonissima mano, la mette ancora, seconda tripla anche della sua partita. Siamo sempre lì, meno 3 Open Job Metis, 36-33, mentre stanno per tornare Salumu e anche Thomas Scrub. Dall'altra parte esce Gentile, c'è Di Sean Pierre, ovviamente un occhio di riguardo per i due allenatori anche alla gestione dello sforzo. La Dinamo peraltro arriva da una maratona di ben 45 minuti contro Milano, molto molto dispendiosa anche dal punto di vista delle risorse fisiche, perché è stato un match contraddistinto da continui strappi per cercare di accorciare i tentativi di allungo da parte delle scarpette rosse. Thomas per Pierre. Smith osserva la situazione, chiama vicino a sé Polonara per il blocco, poi cambia idea, il blocco lo porta invece Rashon Thomas. Ancora il posizionamento difensivo di Tyler Kane sul pick and roll della Dinamo non è perfetto, c'è il fallo del numero 16 ed è il secondo anche per lui, dunque attenzione per Varese alla situazione falli per quanto riguarda i lunghi. Smith invitato in lunetta, già speso il quinto fallo di squadra ovviamente da Varese. Jamie Smith che ha sbagliato il primo tiro libero, giocatore che sta viaggiando in doppia cifra di media anche in Europe Cup, 10-4, 90% a cronometro fermo per lui. Al di là dell'errore precedente si rifà subito Smith, 7 personali per lui, 37-33, 5 minuti alla pausa lunga. Ronald Moore, il movimento di Salumu accoppiato con Petway, si torna in punta per Moore, quindi Scrub si apre dall'altra parte, ancora il belga, l'alto basso qui giocato male però da Varese. Allora la Dinamo ha una chance dall'altra parte con Petway, arresta i piedi molto bene Jamie Smith, tripla a segno per la doppia cifra personale, parte del prodotto di Alabama Huntville. Ancora alto basso, stavolta giocato un po' meglio da parte di Varese. Kane con tutta la sua stazza, i suoi centimetri, riesce a ritagliarsi lo spazio per la conclusione. Da sotto c'è il timeout, banco di Sardegna, soluzione tattica di Caglia negli ultimi due possessi offensivi è stata quella di lavorare vicino a canestro con Tyler Kane. Alto basso giocato male la prima volta, meglio la seconda, anche se non è stato semplice per Kane ritagliarsi lo spazio per andare al tiro. Abbiamo detto, dall'altra parte doppia cifra per Jamie Smith, è il primo giocatore in assoluto a riuscirci in questa gara. 10 per l'ex giocatore, tra le altre, di Cantù. Ci sono poi i 7 di Bamford per la Dinamo, i 6 di Achille Polonara, gli 8 di Sean Pierre. Per Varese invece 6 punti per Arci e per Natali, 8 per Ronald Moore, 5 per Thomas Scrub. Questo il recap per quanto riguarda le statistiche. Banco di Sardegna che può usufruire in questa fase del massimo vantaggio nella partita, più 5, 40-35, quando mancano 4 minuti e 23 secondi alla pausa lunga. C'è anche una novità nel quintetto di Esposito con l'ingresso in campo di Ousmane Diop. E dunque riepiloghiamo la situazione: oltre a Diop, Spissu, Pierre, Petway e Thomas per il banco di Sardegna, Moore, Scrub, Kane, Salumu e Arci per Varese. Spissu per il movimento di Petway, chiede il pallone, Thomas viene ignorato, Petway si mette in proprio, sbaglia qui Petway, che vuole ovviamente
cercare di sbloccarsi. Infatti il pubblico lo incoraggia con questo applauso quanto mai opportuno. Petue, che nelle ultime due partite ha fatto registrare un non certo lusinghiero 5 su 23 al tiro, è in cerca di fiducia qui, gran rubata di Spissu. Pierre rallenta forse un po' troppo sul tentativo di recupero da parte di Arci, rischia anche qualcosa ma riesce comunque ad andare a segno, allunga questo parziale positivo ladino 42 a 35 più 7, il pallone consegnato nelle mani di Moore, la chiamata offensiva è pollice in questo caso per Varese, ribaltamento difficile per Salumu, Spissu anche qui va a metterci una mano, non riesce a recuperare ma costringe comunque Varese a rimettere dal lato con 9 secondi per trovare un tiro, c'è Moore, prova a battere dal palleggio Spissu che però contiene Salumu, il centro dell'area, Pierre va per la stoppata, non ci arriva in controtempo, ben canestro qui per Jean Salumu, 4 personali subito, spalle a canestro Thomas, giro dorsale, c'è anche il raddoppio di Kane giudicato regolare da parte degli arbitri, Moore per Salumu stoppato da Diop, qui aveva pasticciato col pallone andando a un passo dall'infrazione, Salumu ha perso totalmente il tempo per il tiro, pallone ribaltato per Petue, stavolta va a tirare da sotto, non è fortunato nemmeno Diop con il tentativo di deviazione volante, interruzione della partita con proteste abbastanza veementi da parte di coach Attilio Caglia. C'è un infortunio per Jean Salumu che torna in panchina. Nel campo c'è Alexa Avramovic, forse un sanguinamento addirittura per il giocatore belga, ne è arrivato in casa Varese, gli applausi che sentite in sottofondo sono tutti per il capitano della Dinamo Jack De Vecchi e sono anche per Petue che ha cercato fiducia al tiro senza trovarla fin qui in questa sua prima apparizione in partita. Arci riceve dopo la rimessa, c'è il blocco di Kane per favorire la ricezione di Ronald Moore in punta, poi il pallone per Avramovic, qui c'è il fallo da parte di Ousmane Diop che va a rovinare addosso all'avversario, cioè il secondo personale per il giocatore di origine senegalese, rimessa dal fondo Varese, si tratta del terzo fallo di squadra per il banco di Sardegna, anzi del quarto fallo di squadra. Arci attende l'arrivo di Avramovic in uscita dai blocchi, c'è Moore che va a prendersi invece il blocco di Tyler Kane dall'angolo, Arci stavolta va sul secondo ferro, la lotta a rimbalzo che premia un attivissimo come al solito Ousmane Diop, quindi Spissu dietro la schiena poi in mezzo alle gambe va a prendersi anche lui il blocco, c'è Pierre che vuole servire il capitano De Vecchi, post passo per Thomas, ribalta per armare la mano, mancina dolcissima di Marco Spissu e la tripla del 45 a 37, 2 minuti esatti per la conclusione del primo tempo, Avramovic fuori per Moore, la finta poi la partenza in palleggio solo per un istante, c'è Scrub, c'è anche Ronald Moore, si prende il blocco di Kane, deviazione sul tentativo di tiro, poi naufraga la transizione del banco di Sardegna, forse un po' affrettata in questa circostanza, ricezione dinamica per Arci, c'è il fallo di Diop che esagera forse con le proteste, gli arbitri lo graziano in questo caso, non comminato il fallo tecnico sulla reazione comunque scomposta da parte del classe 2000 nel banco di Sardegna che va un po' a pregiudicare la sua partita con il terzo fallo personale, torna Jack Cooley, era straconvinto di avere posizione difensiva corretta qui Ousmane Diop, per questo motivo si è arrabbiato tanto, non erano dello stesso avviso gli arbitri, Arci è andato per tirare giù il canestro, ripetiamo rischiando anche qualcosa, potrà andare in lunetta con 2 liberi, Arci 6 punti fino a questo momento, 2 triple, ora arriva a 7 personali, il prodotto di South Carolina con
11 punti di media nell'anno da senior per lui. Dentro il secondo, le indicazioni dalla panchina, anche da parte di Massimo Bulleri, assistant coach di grande pregio per Varese. Qui Rashon Thomas attacca andando verso sinistra, buona la difesa di Kane, ma è più bravo di lui Thomas, il canestro del 47-39, la Dinamo che ora mantiene questo buon bottino di vantaggio. Moore attende l'arrivo di Kane, il pick and roll qui giocato bene, anche se arriva Rashon Thomas a sradicare letteralmente il pallone dalle mani dell'avversario. Qui l'apertura, o meglio il ribaltamento no look di Sean Pierre per Spissu, il pallone sfugge via dalle mani dell'ex giocatore della Virtus Bologna. Rimessa da zona difensiva per Varese, che prova a ricucire in questo finale di primo tempo. 54 secondi per la seconda sirena del match, a un passo dall'anticipo. C'è una linea di passaggio compresa in anticipo da parte di De Vecchi, rimessa comunque in attacco per Varese. Sarà Avramovic a rimettere in gioco, prima però c'è il cambio, fuori Thomas, dentro Polonara. Applausi anche per il giocatore arrivato a Sassari dalla G League, dagli Oklahoma City Blue. C'è il taglio di Scrub non servito, si va in angolo invece da Amur, che in quella posizione ha fatto male. Qui si arresta da due punti, sbaglia Pierre Lotta, rimbalzo in qualche modo, riesce a favorire il recupero del pallone da parte di Spissu. La Dinamo vuole attaccare stavolta con pazienza. Culei, attenzione alle sportellate con Dominic Arci, il consegnato ancora per Spissu, blocca Culei che poi rolla dentro. Pierre se la sente ancora da tre, dai Sean Pierre, da tripla del più 11, 50-39 Dinamo. Ci sono 15 secondi per l'ultimo attacco del primo tempo per l'Open Job Metis Varese, attacco che passa come sempre dalle mani di Ronald Moore, il pallone dall'altra parte per Scrub, servito il movimento di Kane, piazzato dalla media, non il tiro più pregiato diciamo così dell'attacco di Varese. Polonara non completa bene la ricezione, non riesce la Dinamo a prendere la preghiera, poco male, perché la squadra di Vincenzo Esposito chiude benissimo il primo tempo, lo chiude con il massimo vantaggio, più 11, 50-39. 10 personali per Smith, sorpassato in cima al tabellino dei marcatori negli ultimi frangenti di questo secondo periodo da un ottimo dai Sean Pierre, finora MVP del match. 13 personali per lui. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ma poi torniamo in diretta sempre su Dinamo TV per raccontarvi il secondo tempo.
Si torna in campo al Palasera di Migni, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Il banco di Sardegna Sassari è avanti di 11 sull'Open Job Metis Varese, 50-39 il punteggio. Fiammata di Dyson Pierre per allungare, per cercare di dare il primo scossone vero a questa partita che per larghissimi tratti del primo tempo è stata equilibratissima, punto a punto con continui controsorpassi in vetta. Petway, Smith, Cooley, Polonara e Bamford, questo è il quintetto scelto da Vincenzo Esposito per il terzo quarto. Varese che risponde con Thomas Scrub, Ronald Moore, Tyler Kane, Dominic Arci e Alexa Avramovic. Il primo possesso è gestito dai giganti bianco-blu che servono subito Jack Cooley in posizione di post basso, armata la mano di Polonara, errore, ma c'è un altro rimbalzo d'attacco per Jack Cooley, non riesce stavolta a realizzare da sotto, va comunque a prendersi il fallo di Avramovic ed è il primo della partita del giocatore serbo. Rimessa dal fondo, giocata a maglia per questa rimessa, il pallone per Polonara, quindi Bamford, tripla non presa in questo caso da Bamford, cerca ancora di aiutare Petway nel tentativo insomma di entrare in partita, va anche a confortarlo dopo, gli dice qualcosa. Sono segnali incoraggianti questi anche dal punto di vista insomma, del rapporto tra i giocatori, dello spogliatoio. La rimessa dal fondo è per Varese con Moore, va a mettergli pressione Jimmy Smith. Avramovic, il palleggio con la mano sinistra, viene scippato del pallone, contropiede Dinamo per Polonara che stava per chiudere con un'altra schiacciata tonante, è stato però fermato dal fallo di Thomas Scrub che è andato a spendere il secondo della sua partita. Torna Salumu con evidentemente quella situazione, lo aveva costretto a uscire nel corso della parte finale del primo tempo, che è stata risolta, una piccola ferita all'altezza dell'arcata sopraccigliare per lui. Polonara invitato in lunetta dopo il fallo precedente, il primo va dentro per Polonara, settimo punto nella sua partita, anche lui senz'altro tra i principali protagonisti in casa Dinamo di questa serata al Palasera di Migni, in cui si cerca la vetta del gruppo K del second round di FIBA Europe Cup. Sono 2-2 per Polonara, dunque 8 personali. Ronald Moore in mezzo alle gambe, va a prendersi il blocco alto di Tyler Kane. Una volta Moore è accoppiato con Petway che resta con lui, è pronto un altro blocco da parte di Kane, ci prova Salumu dai 6,75, dimostra il bag ancora una volta di avere mano educata, permette a Varese di portarsi ora sul meno 11, 52-41. C'è il pallone sotto qui che arriva coi tempi giusti per Cooley, la finta e poi va su. Si è preso il fallo il giocatore è uscito da Notre Dame, che è iniziato forte in questa partita, poi è stato un po' gestito dal punto di vista dello sforzo da parte di Esposito. Cooley che in Europe Cup va a segno con 11,2 punti di media in 18 minuti, dunque ho detto abbastanza amministrato. 6 rimbalzi di media, i liberi non sono il suo forte, 59% in Europe Cup. Qui segna però Jack Cooley, sale a quota 6 personali, permette a Dinamo allora di portarsi sul più 13, 54-41. Chiamata corna per la difesa della Dinamo, operata da Jamie Smith, il palleggio di Salumu per Ronald Moore, guarda il canestro, spara da tre Thomas Scrub, ma manda soltanto sul secondo ferro, c'è Bamford per Smith, finta il tiro, mette il pallone per terra, Salumu resta con lui, c'è Polonara, vorrebbe armare la mano di Petway, si va invece sotto per Cooley, buona scelta qui ancora per la Dinamo, si vuole mettere in difficoltà vicino al canestro Varese, servito coi tempi giusti, Cooley
altri due per il più 15, massimo vantaggio nella partita, 56-41. Salomo direttamente nelle mani di Smith, prova a chiudere il contropiede, arriva la stoppata di Arci, ma segue l'azione e va a schiacciare Achille Polonara, doppia cifra anche per lui, time out Caglia. Brutto inizio di secondo tempo per Varese, vuole provare ad arginare ancora una fiammata Dinamo, il tecnico lombardo, più 17 ora, ritoccato ancora, il massimo vantaggio 7-49 per la conclusione del terzo quarto, insomma la fase centrale della partita, il Banco di Sardegna ha saputo costruire questo divario che ora è abbastanza consistente. Varese che non sta trovando continuità nella metà campo offensiva, sta sparando un po' a salve nonostante il canestro qualche minuto fa da parte di Jean Salumu, e soprattutto nella metà campo difensiva non si riesce a trovare le giuste contromosse. Una Dinamo che sta attaccando bene, sta attaccando con fiducia soprattutto. E allora si torna in campo dopo il time out, vedremo quale sarà l'uscita da parte di Varese, ricordiamo terza forza al momento del campionato italiano a pari merito con Cremona. L'uscita dalla rimessa non è, l'uscita dal time out non è per niente confortante allora per l'Open Job Metis, subito palla persa con la Dinamo che può approfittarne, il movimento di petto e chiede il pallone, non viene servito, si apre allora Cooley, restituisce la sfera nelle mani di Jamie Smith, il palleggio aperto per Smith da tre, ancora lui, ancora Jamie Smith, 13 per il prodotto di Alabama Huntville, più 20 Banco di Sardegna, 61-41, rottura prolungata per Varese. Allora Salumu cercava di riaprire per Moore, ancora un contropiede, Terran Petway alza per Bamford, di tocco per Polonara, ora la Dinamo gioca sul velluto, due facilissimi per Achille Polonara, 63-41, Dinamo che ora domina sul parquet, Varese che non riesce davvero a trovare le contromosse, Salumu si apre gli annuzzi, le indicazioni per Arci ma non si capiscono i giocatori dell'Open Job Metis, forza da tre Moore e manda a segno con la sua gran mano, allora 63-44 muove il tabellone dopo un'eternità la squadra di Attilio Caglia, ma non è stato comunque un buon attacco, backdoor di Polonara, appoggia al vetro ancora Polonara, 63-44, la Dinamo ancora in pieno controllo, scrub in angolo contro Petway, fischio lontano dalla palla con Polonara e Iannuzzi che facevano a sportellate, il fallo è del 33 in canotta bianco-verde, fuori Cooley, un po' di riposo, un po' di respiro ancora per lui, terzo quarto molto molto buono per il giocatore, il pivot in canotta numero 45, c'è Thomas in campo ora per il Banco di Sardegna, Moore riceve dopo la rimessa il blocco alto di Iannuzzi, spara ancora dai 6,75 Moore che evidentemente in questa fase vuole un po' caricarsi di responsabilità, visto che la sua squadra non riesce proprio a ingranare più dal punto di vista offensivo, fallo poi di Thomas e dunque ancora possesso d'attacco per Varese, il movimento di Avramovic, il pallone invece per Natali, servito scrub, va a prendersi il consegnato Ronald Moore, attacca verso destra, poi apre per Natali, Avramovic con la lacrima, errore, Thomas rimbalza una mano, controlla Polonara, attacca la Dinamo ancora con Bamford, Petway stavolta attacca il ferro e fa bene perché riesce a segnare, chiedeva probabilmente anche un tocco sul braccio al momento del tiro, e Terran Petway finalmente è riuscito a sbloccarsi i primi due della sua partita, Natali
finta di tiro, mette il pallone per terra, bellissima esecuzione in questo caso per il giocatore di Varese, Nicola Natali, classe 1988, con quasi 6 punti di media in questa Europe Cup. Elemento sa farsi valere in uscita dalla panchina. Petway ancora ci vuole provare, stavolta forza un po' troppo e allora il ferro decide di rifiutare la sua conclusione. Siamo dall'altra parte con Avramovic, c'è quindi Natali, porta il pallone, vorrebbe consegnarlo a Moore, viene marcato però d'anticipo da Bamford che poi, secondo l'interpretazione arbitrale, allunga troppo le mani, va a trattenere il giocatore avversario. Ricordiamo le 3 giacchette grigie designate per questa partita, mentre torna in campo il grande protagonista del secondo quarto, Deschamps-Pierre, va a dar respiro a Polonara. Dicevamo 3 arbitri, si tratta di Aleksandar Milojevic dalla Macedonia, Kerem Baki dalla Turchia e di Vladimir Jevtovic dalla Serbia. Varese che prova a far girare il pallone oltre l'arco, uno contro uno di Avramovic con gran difesa di Bamford. Moore ancora da 3, pure questa va dentro a suon di triple. Allora Ronald Moore cerca di rilanciare un minimo le quotazioni della sua squadra. Esposito, che lo conosce benissimo, come abbiamo già detto, magari andrà a chiamare d'ora in avanti qualche piccolo adeguamento difensivo per non permettergli di infiammarsi dai 6,75. Petway ancora a lavorare in avvicinamento a canestro, stavolta a segno con il quarto punto personale della sua partita. Siamo sempre sul più 20 Dinamo 69-49. Moore lavora sul blocco di Iannuzzi, riceve sotto, buon lavoro di piedi in questo caso da parte dell'ex giocatore tra le altre di Torino e Brindisi. È il quarto punto nel centro in canotta numero 7. C'è Smith che si prende il blocco di Thomas, apre per Bamford, tripla frontale sbagliata, rimbalzo lungo che è preda di Ronald Moore. Siamo già dall'altra parte con Avramovic che serve il taglio di scrub, non tempestivo in questa circostanza il rientro difensivo da parte della Dinamo, che concede una schiacciata facilissima al giocatore avversario. C'è il time out in campo, dunque nuova pausa che ci consente anche di andare a dare un'occhiata a quelli che saranno i prossimi impegni di queste due formazioni. La Dinamo che sarà di scena domenica alle 18:15 ad Avellino contro la Scandone, mentre Varese ha alle porte una sfida difficilissima contro l'Olimpia Milano. Per quanto riguarda la Europe Cup invece si giocherà ancora il 9 di gennaio. La Dinamo sarà di scena a Cipro in casa dell'AEK Larnaca, mentre Varese dovrà andarsela a vedere in casa del Donar Groningen, una partita che sarà semplice contro un avversario tosto, così come i tifosi della Dinamo hanno scoperto mercoledì scorso, peraltro sempre in diretta anche su Dinamo TV. Donar Groningen lanciata dal playmaker, abbastanza atipico prima di tutto per le caratteristiche fisiche, Lance Jeter, giocatore però molto interessante, dotato di gran talento offensivo. Si è tornati in campo, intanto si gioca con Petway che serve l'uscita dei blocchi di Bamford, scarico per Thomas a lavorare contro Iannuzzi, errore per Rashon Thomas, in questo caso è difesa competente per Iannuzzi. C'è Moore dall'altra parte, Natali finta il tiro, servito Salumu, chiude il palleggio con Iannuzzi che era lì pronto per bloccare. 10 secondi, Varese si deve inventare qualcosa, riparte da questo pick and roll tra Moore e Iannuzzi, quindi Natali, Avramovic, 4 secondi, Avramovic con il suo tiro che si addormenta sul secondo ferro, il pallone ancora a disposizione della Dinamo e in particolare di Bamford da 8 metri, Scott Bamford, ancora una bomba, 72-53, doppia cifra anche per il giocatore nativo di Albuquerque, mentre Moore lavora nell'attacco di Varese.
Ora adeguamento difensivo da parte della Dinamo, comandato da Esposito. Avramovic ancora vita complicatissima, un tiro allo scadere dei 24 sbagliato da parte di Varese, un passaggio qui atipico per Bamford, Petu e poi Pier giro dorsale, Thomas dall'altra parte, prima però c'era il fischio arbitrale per segnalare il fallo commesso da Natali ed era in particolare il primo della partita del giocatore prodotto del vivaio di Montecatini, fuori Bamford che ha fatto scaldare il pubblico con la tripla precedente. Rivediamo sul parquet Marco Spisso, c'è cambio anche dall'altra parte con Tambone in campo, c'è la difesa a zona in questa fase per Varese e allora Petway che prova a leggere così questa situazione, ancora un tiro cortissimo, il pallone recuperato da Thomas, Petway qui la mette, urlo di liberazione da parte di tutto il pubblico del Palaserra di Migni, tripla a lungo cercata e finalmente trovata per il giocatore texano, come detto 5 su 23 al tiro per lui entrando in questa partita. Oggi una delle varie mission Casa Banco di Sardegna era quello di fargli recuperare un po' di fiducia e ci sta pian piano riuscendo. Allora Alex Nanter, intanto il fallo per fermare Avramovic, vale due tiri liberi, siamo a 1 minuto e 53 secondi dalla conclusione del terzo quarto. Alex Avramovic non è stata fin qui senz'altro la sua miglior prestazione, questo è soltanto il terzo punto nella sua partita per uno dei giocatori senz'altro più temuti alla vigilia da parte del Banco di Sardegna. Segna ancora il classe 94 nativo di Kačak, 75 a 55, la Dinamo che mantiene agevolmente queste 20 lunghezze di vantaggio. Ora Spisso a lavorare dal palleggio, Gentile cerca di buttarsi dentro, non trova però lo spazio, Spisso scarico ottimo, Pier in controtempo, a segno ancora Pier, un altro canestro di ottima fattura per il giocatore canadese che si candida allora a MVP di questa partita. Avramovic stavolta si butta a destra, appoggia con la mano sinistra, risponde così a Dishon Pierre, meno 20 sempre, 7-7, 5-7 in favore di chi ha il pallone in mano e sono i giganti della Dinamo Banco di Sardegna con Petway. Ora il pallone per Thomas, si gira verso canestro, gira sul perno, perde però anche la maniglia, fermato con il fallo antisportivo qui Alex Avramovic. Gentile, che pure è giocatore di grande esperienza, stavolta non è riuscito probabilmente a spendere il fallo che voleva per fermare la transizione guidata da Avramovic. Panchina per Salumu, campo invece per Scrub, pure lui non protagonista come probabilmente se lo si attendeva, 7 punti finora, mentre per la Dinamo sta per tornare Achille Polonara, primo libero realizzato da parte di Avramovic in Europe Cup per lui, 11 e 5 punti di media con quasi 5 assist. Segna ancora Alex Avramovic, cerca di salire di colpi questo terzo quarto, fuori Petway, ancora il pubblico che insomma cerca di sostenerlo per quanto possibile. Petway che ha fatto vedere qualcosa di meglio senz'altro in questo terzo quarto, l'uscita dei blocchi di Natali, il movimento a tagliare verso canestro da parte di Scrub con Tambone che in precedenza ha fatto saltare da Sean Pierre a zona la Dinamo. In questa fase della partita si sperimenta anche dal punto di vista difensivo, approfittando anche della situazione di punteggio. Bel canestro quasi da circense per Avramovic che sta in aria molto a lungo, 77 a 61, consegnato per Spisso, quindi Thomas per Gentile, fuori ancora per il giocatore di Oklahoma City, la sua tripla danza sul ferro e poi esce. Mancano esattamente 20 secondi per concludere il terzo quarto. Tambone lavora accoppiato con Spisso, uno
un'occhiata anche al cronometro per l'ex giocatore, tra le altre, di Ravenna. Gioca due con Iannuzzi, non prende il tiro, si va da Avramovic, l'uomo più caldo del momento in casa varese. Tepauta, rimbalzo di Polonara, Natali con la preghiera appoggiando al vetro, gran canestro qui per Natali che permette a Varese di concludere il terzo periodo con un pizzico di fiducia in più, anche se l'inerzia è totalmente nelle mani della Dinamo che dopo 30 minuti di gioco è avanti sul punteggio di 77-63. È iniziato l'ultimo quarto al Palasera di Migni, il primo possesso è per Varese, consegnato nelle mani di Avramovic, tampone per Scrub, Thomas che marca d'anticipo Iannuzzi, Natali, l'end-off per Avramovic, cerca di avventurarsi nel pitturato, non c'è spazio, c'è spazio e come invece per il tiro da tre punti mandato a segno da parte di Thomas Scrub, il prodotto dell'Università di Canton, a segno con la tripla del meno 11. Attenzione a Varese che non vuole darsi per vinta, Spissu non riesce a rispondere, Iannuzzi con il pallone sporcato qui soltanto da parte di Polonara, si tratterà di rimessa dal fondo per Varese con Avramovic che è andato a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Una catenina evidentemente di troppo per Avramovic, catenina non permessa dal regolamento e allora è andato a depositarla in panchina. Ora si può riprendere con il gioco, tambone il playmaker passato anche per il settore giovanile, la Virtus Roma, servito il compagno Avramovic, poi Iannuzzi di tocco a segno, attenzione a Varese sul meno 9 ora, 77-68 in favore di chi attacca, sta per tornare Jack Cooley, palleggio, arresto e tiro per Gentile, abbastanza difficile, nasce comunque una buona occasione a rimbalzo d'attacco per Thomas, la Dinamo non riesce a segnare ma c'è ancora l'extra possesso con Spissu che si era avventato per primo sul pallone ed è andato a prendersi anche il fallo di Alexa Avramovic, Avramovic che è andato a spendere il secondo fallo della sua partita, fuori Natali, c'è Arci, fuori Spissu e Thomas per la Dinamo, dentro Jack Cooley e anche Jamie Smith, sistemato così il quintetto da parte dei padroni di casa per cercare di rintuzzare in qualche modo questo tentativo di ritorno da parte di Varese. Il backdoor di Gentile, cercava di scaricare sotto per Pierre, era una buona idea, è arrivata la sporcatura da parte
nelle mani della difesa di Varese. Culei, non buono questo canestro, si infuria Culei, fallo tecnico per il giocatore ex Ludwigsburg che ha esagerato evidentemente con queste urla a sottolineare il suo mancato gradimento per il fischio arbitrale. Tecnico per Culei. Varese allora ringrazia e cerca di accorciare ancora. Attenzione a questo momento della partita, partita che è tutt'altro che chiusa. Dinamo che lungamente ha avuto anche 20 punti di vantaggio nel corso del terzo periodo e che ora invece è chiamata ad amministrare questo rush da parte della squadra di Attilio Caia, che è durissima a morire, lo vuole dimostrare in lunetta. Scrub segna e ci sarà il possesso con la rimessa da zona difensiva per Avramovic. 8 minuti 32 secondi per l'ultima sirena di questa partita. Tambone sulle sue tracce c'è Jamie Smith, ricezione per Arci, il consegnato per Avramovic, gioca due con Iannuzzi, si torna fuori da Scrub, attacca con pazienza Varese, ci sono 7 secondi per trovare un tiro, ci prova Scrub, ora chiude la strada Culei, ma è straordinario il movimento qui da parte di Thomas Scrub, gira sul perno, l'appoggio a canestro è morbidissimo e allora meno 6, 77 a 71, ancora parziale aperto in favore di Varese. Petway chiude il palleggio, deve tornare fuori per Jamie Smith, non c'è spazio per il tiro, va a prendersi il blocco di Culei, lo show difensivo profondo di Iannuzzi che poi torna su Culei che ha vantaggio a rimbalzo, ma il pallone cade da tutt'altra parte e sarà ancora a disposizione di Varese stavolta per provare a mettere ancor più il fiato sul collo. Nel banco di Sardegna c'è nuovamente campo per Tyler Kane, anche lui piuttosto silente finora, ma può diventare protagonista senz'altro in questo finale di partita. Tambone con lui in regia, Varese ha trovato attacchi di buona qualità. Avramovic prende il blocco di Kane, Scrub osserva il posizionamento proprio di Kane, si torna fuori per Arci, il movimento di Avramovic, Arci da 3 quasi allo scadere di 24, errore con rimbalzo difensivo prezioso conquistato da Jack Culei, quindi Jamie Smith prova a superare Tambone, usa troppo le braccia Tambone, tutt'altro che peregrino questo fischio arbitrale che giunge a 7 minuti e 13 secondi dal termine della partita, mentre anche il pubblico del Palace Aradimigni prova a farsi sentire per guidare i propri beniamini in questo finale di partita, forse più difficile del previsto, o meglio più difficile di quanto non fosse preventivabile a metà del terzo quarto. Smith per Bamford, quindi cerca di battere Tambone da 3, Smith la tripla ancora di Jamie Smith con la mano incandescente, 16 personali per Smith che dunque dopo la pausa del terzo quarto torna a realizzare un canestro di capitale importanza, ricacciata sul meno 9 Varese 80-71. Tambone gioca due con Kane, si costruisce questo palleggio arresto e tiro che è però sbagliato, Smith prova a superare Tambone, lascia la sfera nelle mani di Petway, era pronto il Palace Aradimigni a venir giù, fallo antisportivo di Culei che qui forse esagera con la manona sulla spalla di Scrub, lo va a trattenere, Scrub che poi è evidentemente anche scaltro nel far vedere, nel far notare il contatto agli arbitri, un altro fallo antisportivo e ovviamente, anzi c'è l'espulsione ovviamente come previsto dal regolamento, tecnico in precedenza e poi antisportivo, e Culei non sarà più tra i protagonisti della partita. Momento davvero particolare della partita per la Dinamo che ora dovrà fare a meno del proprio leader sotto i tabelloni. Esposito prova a dialogare con uno dei tre arbitri per provare a capire meglio quale sia stata la motivazione
che ha portato all'antisportivo ai danni di Cooley. Possesso aggiuntivo allora per Varese, meno 8, 80-72. Moore, tripla lunghissima, allora può provare ad affondare il contropiede. Bamford qui sbaglia tutto, poi c'è Scrub che va a rovinare addosso a Jamie Smith. Si continua a giocare, il pallone gestito da Ronald Moore. Ci sono 10 secondi per il tiro della squadra di Attilio Caia. Moore lavora sul blocco e riblocco di Kane, servito molto bene sotto la schiacciata di Tyler Kane. Altro attacco ottimo da parte di Varese, meno 6, 80-74, tutto in discussione. Due possessi pieni di differenza tra le due formazioni. Bamford per Thomas, ribaltato il lato, bene per Petway. C'è però ancora la palla persa perché Petway aveva messo un piede sulla linea laterale al momento della partenza. E allora Varese può tornare dall'altra parte per portarsi a un solo possesso di distanza dalla Dinamo. Ronald Moore a gestire le operazioni, fa spostare Thomas Scrub, sale in punta a prendersi il pallone, invece tampone il blocco di Kane, nuovamente Moore, quindi siamo dalle parti di Scrub, c'è il taglio dal lato debole di Dominic Arci in punta, mantiene vivo il palleggio, poi serve Moore, semina Bamford con il giro sul perno, sbaglia allo scadere dei 24, la Dinamo con un attacco di importanza capitale. Petui deve evitare forzature, qui un errore davvero marchiano per Terran Petway, pallone sotto per Arci, gran giocata difensiva di Bamford, poi arriva il fallo speso probabilmente da Magro, cerchiamo di interpretare l'indicazione arbitrale e infatti fallo di Magro, lunetta per Dominic Arci. 80-75, ecco Achille Polonara dalla panchina. Scusa, ora sì, 80-75 con il nono punto personale da parte di Dominic Arci. Vedremo se resterà in campo Terran Petway. Qualche sbavatura di troppo, anzi non è lui a uscire, stava già portando verso la panchina Daniele Magro. Dunque a uscire quintetto particolare per la Dinamo con Thomas da 5, Polonara da 4, Petway da 3, Bamford da 2 e Smith in posizione di playmaker. Ripetiamo, non è più tra i protagonisti del match Jack Cooley, espulso Thomas, lungo con la tripla, gran rimbalzo d'attacco però per Polonara, extra possesso per la Dinamo. Petu in mezzo alle gambe, vuole battere dal palleggio, Scrub si butta dentro, resiste al contatto, sbaglia ancora Thomas a rimbalzo, due punti importantissimi garantiti dall'energia a rimbalzo d'attacco da parte di Rashon Thomas. Petway sempre impegnato insomma nel tentativo di entrare in prepotenza tra i protagonisti della partita, deve evitare però forzature inutili. Riepiloghiamo i quintetti in campo con Avramovic, Moore, Kane, Arci, Scrub per Varese. La Dinamo che risponde con Bamford, Smith, Polonara, Petway e Thomas. Questi 10 protagonisti sul parquet. 4:20 per il termine di questa partita. C'è Tyler Kane, va a cercare il pallone ma solo per un istante, Rashon Thomas, la pressione di Smith su Moore, si va in punto, un passaggio difficilissimo per Scrub che riesce però a salvare il pallone, il tentativo qui in penetrazione fermato da una ottima difesa da parte di Petway, una stoppata del giocatore di Galveston, rimessa in attacco per la Dinamo, fuori Smith, dentro Marco Spissu. Ci sono 3 secondi e 6 decimi per il tiro di Varese. Avramovic da 2, sbaglia anche con un pizzico di sfortuna. Polonara sale altissimo a prendersi il rimbalzo. Allora Spissu, Polonara, la finta di passaggio, poi servito Bamford.
al palleggio Bamford, può attaccare Arci in questo mismatch, cerca di batterlo, il tiro del cameriere a segno, una pizza al 12 per Scott Bamford, quanto mai fondamentale in questa fase. Più 8 Banco di Sardegna, 84-76, time out per Attilio Caglia. Varese che ha senz'altro avuto il merito non da poco di riaprire una partita che sembrava quasi chiusa sul meno 20. C'è ancora tantissimo da giocare, 3 minuti 44 secondi. 3 falli di squadra per la Dinamo, 2 per Varese. Inquieta la situazione, falli in controllo per la Dinamo, però come abbiamo più volte sottolineato deve fare a meno di Jack Cooley, terminato anzitempo negli spogliatoi, per lui un fallo tecnico per una protesta un po' troppo accesa, poi un fallo antisportivo su Scrub, una trattenuta che è stata appunto valutata evidentemente come antisportiva da parte dei 3 arbitri. Dall'altra parte invece Varese ferma ai 3 falli di Iannuzzi, peraltro già commessi nel corso del primo tempo, per il resto tutto sotto controllo. E ora si torna in campo per questa fase decisiva del match. Si decide la capolista del gruppo K nel second round di FIBA Europe Cup, un gruppo che comprende anche Donar Groningen e AEK Larkana, battute nella prima giornata da queste due formazioni. Intanto concesso qui troppo facilmente il centro dell'area ad Avramovic, difesa uno contro uno difettosa in questo caso per la Dinamo. E allora 84-78, più 6 per la Dinamo, spalle a canestro, Petui prova a studiare la situazione sul lato debole, lavora in avvicinamento, chiude il palleggio, non c'è uno scarico facile, altra persa per Petui, Avramovic in contropiede a segno per il meno 4. Attenzione, partita sempre più aperta e Esposito che sceglie, nonostante le manifeste a questo punto difficoltà, di tenere in campo Petway. Bamford per Spissu, il blocco di Thomas che poi si posiziona in post basso, anche qui un errore per Spissu, una linea di passaggio davvero troppo difficile, intercettata facilmente da Varese. Moore, allora 2.36 alla conclusione, Avramovic, tanta pressione qui per Petui, superato comunque da Avramovic, arriva il recupero però da parte di Spissu, alza per Polonara, non riesce a trovare lo spazio per il tiro, c'è il fallo di Ronald Moore che cerca con troppa insistenza qui il pallone, è rimessa dal fondo per la Dinamo, doppio cambio, fuori Spissu, dentro Smith, fuori Petui, dentro Dyson Pierre, pubblico che iniziava un po' a rumoreggiare, poi diversi errori commessi, alcuni anche abbastanza gravi da parte di Petue, ora richiamato in panchina. Smith allora attende il piazzamento del blocco da parte di Thomas, da tre Jamie Smith a togliere le castagne dal fuoco anche qui per il più 7, 87-70, 19 per Smith. Avramovic sul blocco di Kane, va fuori per Scrub, si fa vedere Kane, ancora Varese che attacca dalle mani di Moore, deve forzare la tripla allo scadere dei 24, c'è il tabellone a dirgli di no, Kane riesce però a recuperare il pallone, canestro con fallo per Dominic Arci, non ci sta Varese che risponde così al gran canestro in precedenza di Jamie Smith, sta per tornare tambone, intanto va a rilevare Avramovic, 88-82 con Arci in lunetta. Avramovic a colloquio, dunque anche abbastanza acceso con Attilio Caglia. Libero supplementare per Arci, realizzato, 88-83, 1-42 al termine. Il Dinamo che attacca
Palla nelle mani di Smith, l'uomo del momento. Show difensivo non profondo però da parte di Scrub. Pierre rischia tantissimo, le mani della difesa di Varese sono ovunque in questa fase. Bamford da tre, errore con rimbalzo difensivo per Ronald Moore. Chiama il gioco offensivo Ronald Moore, il movimento di Arci che ora si fa vedere in angolo, si torna fuori invece da Moore. Arci ancora per Scrub, il tiro da tre di Thomas Scrub, meno uno Varese, 87-86. Anche qui cambio di difesa da parte della Dinamo. Varese che è stata brava a lavorare con pazienza a trovare il tiro da tre punti aperto. E ora sarà un ultimo minuto, due secondi davvero incandescente qui al Palasserra di Migni. Time out Esposito per cercare quantomeno di trovare la lucidità. Tante soluzioni affrettate in casa Dinamo in questo ultimo quarto. Palle perse in serie che hanno favorito la rimonta di Varese. Non era mai stata così vicina in questa seconda metà di partita. Ripetiamo, meno uno sull'87-86. Scrub che è salito prepotentemente sulla ribalta con 17 personali. Ora top scorer per la squadra di Caglia. Sono 14 per Avramovic, 13 per Arci. Ci sono anche i 14 di Ronald Moore. Vediamo anche quale sarà l'atteggiamento difensivo scelto dalla Dinamo dopo quegli adeguamenti di cui vi avevamo parlato in precedenza. Già in campo i giganti bianco-blu con Polonara, Bamford, Smith, Pierre Thomas. Varese che risponde invece con Arci, Kane, Scrub, Moore e poi Tambone con il numero 15. C'è Polonara per la rimessa, le sbracciate tra Kane e Thomas ora richiamati dall'arbitro e invitati a maggior calma. Riceve ora il pallone per la rimessa Polonara, si smarca Smith, il pallone sporcato, infrazione di campo, altro recupero Varese. Incredibile quanto Varese sia stato in grado di stringere le viti difensive nel corso di questo secondo tempo. Incredibile quanto la Dinamo abbia perso lucidità anche nella gestione di queste situazioni. Palla persa e allora Varese per il sorpasso stavolta. Ultimo minuto di partita, mancano 54 secondi per l'esaltezza, pick and roll tra Moore e Kane, quindi Moore ancora oltre l'arco, prova a battere Smith dal palleggio, il tiro sbagliato, la correzione a rimbalzo da parte di Kane, il canestro che vale l'88-87, 35 secondi al termine. Polonara per Smith, il palleggio aperto con la mano sinistra, sale Thomas per bloccare, Smith va da Pierre, mette il pallone per terra, il giro sul perno, prova a scaricare per Polonara, non riesce a trovare la conclusione. Attenzione a Varese, 17 secondi al termine, la Dinamo che va ora a spendere il fallo con Polonara su Ronald Moore, 14 secondi e mezzo al termine di questa partita. Dinamo che si è complicata tantissimo la vita, ma che carattere per la banda di Attilio Caglia, sembrava sepolta nel terzo quarto sotto la grandinata di Smith, di Pierre, sotto i canestri di Polonara. Allora Ronald Moore in lunetta, liberi fondamentali, sbaglia il primo Moore. Moore che tira i liberi con il 67%, non un granché per essere un esterno.
8-2 di media in questa Europe Cup, sbaglia anche il secondo. Allora la Dinamo che ora affida il pallone nelle mani di Scott Bamford. Ancora Bamford, si butta a destra, perde il pallone, Moore con il recupero, Petway non riesce a spendere il fallo e allora Scrub sulla sirena mette il punto esclamativo sulla vittoria della Open Job Metis Varese, che sbanca il Palace Radimigni di Sassari, lo fa nel più incredibile dei modi, in rimonta, punteggio finale di 90-87. Ripetiamo, i Lombardi nel terzo quarto erano sotto di 20, nell'ultimo periodo hanno saputo mettere in crisi una Dinamo che improvvisamente si è inceppata, non ha più trovato la lucidità per riprendere in mano la partita. E allora si chiude, come detto, sul 90-87. Riepilogo statistico: 19 per Scrub, 14 per Avramovic, 14 per Moore, 13 per Arci. La Dinamo che chiude con i 19 di un ottimo Smith, che però non è bastato, 15 per Pierre, 14 per Polonara. Senz'altro una battuta d'arresto che imporrà qualche riflessione in vista della prossima sfida di campionato sul campo di Avellino. Varese che invece si approccia con fiducia al match molto molto difficile contro l'Olimpia Milano. Da Roberto Rubio è tutto, a me non resta altro che ringraziare la squadra di Directa Sport che ha garantito la produzione di questa diretta per Dinamo TV, Mauro Farris, Enrico Costa, Alberto Tosini, e a risentirci ai prossimi appuntamenti della Dinamo Banco di Sardegna in FIBA Europe Cup.